Ma cosa vuoi che dica? Lui stesso non riesce a capire come fa ad essere ancora in vita. Ciao Chiara. Alice. Chiara. Alice. Hai visto come sta? Si è addormentata. È la voglia di vivere che ha sempre avuto che la tiene ancora in vita. No, Chiara, la zia non è più quella di una volta. Proprio ieri, in un momento di lucidità, ha detto che è stufa di soffrire e che non vede l'ora che il buon Dio, e invece non muore mai. È il cuore. La zia ha sempre avuto il cuore forte. Ma per il testamento sapete qualcosa? Abbiamo sentito un notaio, ha detto che finché la zia è in vita il testamento non si può aprire. Eh beh, certo. Eh beh, certo. Ma il fatto è che la zia, se la zia ha fatto qualche sciocchezza, bisognerebbe saperlo prima, prima che il buon Dio se la tiri da con sé. Chiara, ci abbiamo pensato, sai? Eh sì. Ieri pomeriggio Antonia è andata all'ufficio dell'avvocato. Ah, però la preoccupazione rimane. Beh, sai, era vestita. Beh, vestita, non era proprio vestita. Effettivamente. Sono le 10 del mattino e non è ancora rientrata. Provate a immaginarvi. Ho capito, non mi preoccupo più. Hai visto che sono arrivata? Sì, ha aspettato male! Ciao ragazzi! Ce l'hai fatta! È stata dura, ma alla fine c'è tutto. Antonia, ti sei sacrificata per una giusta causa. No, cosa lo stai facendo per 25 milioni. 25 milioni? 25 milioni di euro. Ma sei sicura? Sicura? Ma sicurissima. Ha aperto tutte le carte, poi l'ha fatto 4 conti, euro più, euro meno, 25 milioni tondi tondi. Calma. Questo è quanto la zia possiede, ma per il testamento? L'ha aperto stanotte, non so se mi spiego. Ti spieghi benissimo. A parte qualche piccolo lascito, le eredi universali siamo solamente noi. 25 diviso 4? Zia! Mamma mia, che pena mi fa! Taci! Sarebbe meglio che il signore se la tirasse. Sarebbe meglio! Sarebbe meglio! Sarebbe troppo meglio! Sta proprio male, si vede! Io credo che ce la sta mettendo tutta per raggiungere la pace eterna. Si sforza. Dai zia, noi ti siamo tutte vicino. Guardate, una zanzara. Ma insomma, zia, sei ministra.